continua la festa qui del Gran Gala del Calcio Comasco 2018 al Made. Sono veramente quasi emozionato, tremo un po' perché sto intervistando i miei maestri, veramente i miei padri, come si dice, padri? Padri putativi, sì, ecco. Noi non vogliamo mischiarci col Silvio, per l'amor di Dio, quindi ci limitiamo a essere padri putativi. Gugu Ceriani e Nick Nenci, andiamo subito a fare un attimo un punto su due temi diversi. Innanzitutto chiedo a Gugu, l'ennesima serata con l'Ario Sport, spero che tu ti sia divertito, è stata una bella serata e volevo un tuo commento a questa manifestazione. È una figata, si può dire? Assolutamente sì. Sì, una cosa bellissima, perché il clima dell'estate poi lo ritroviamo d'inverno qui con il bilancio di fine anno. Noi ci siamo divertiti un sacco, l'ambiente chiuso, la musica, probabilmente la facilità. Sempre più gente. Tanti amici, tanti, ce ne siamo davvero accorti che quest'anno ne avevamo anche sopra la testa, a differenza dell'anno scorso. Io direi che veramente la formula è azzeccata, vincente, e riproporla in questo modo va benissimo. Senti, prima di passare a Nicola chiedo a te un pronostico così secco su Calcio Como e basket pallacanestro Cantù per la fine della finale stagione. Allora, Calcio Como, se me l'avessi chiesto sabato scorso ti avrei detto promozione filata. La sconfitta di domenica ha cambiato qualche piano, ma non è a sesto, la sconfitta di sesto, esatto, ma non è escluso che Como possa giocare, e Como ha la fortuna che a un certo punto potrebbe anche fare un discorso tipo il Tardelli di anni fa in Serie C, per cui pensare solo ai playoff, lasciare due squadre davanti che si scannano, la perdente arriverà cotta, e quindi Como probabilmente ha la possibilità di calcolare. Rimane il fatto che fino all'ultimo deve tentarci. Cantù, e te l'avevo detto un paio di mesi fa a Barlario Sport, il marasma più totale, Cantù era una squadra da playoff, ti dissi allora, ti dico ancora di più, che Cantù è una squadra da playoff, ci arriverà a vele spiegate, e a quel punto diventerà la mina vagante dei playoff. Bene, prendete nota, Nick, invece con te, perché sei uno che è avanti, ok? Siamo all'inizio del 2018. Sportivamente di questo 2018 cosa dobbiamo seguire? A cosa dobbiamo stare attenti? Io ho tre cose sul calendario. La prima è il Giro di Lombardia. E voi direte, perché il Giro di Lombardia, che sappiamo che c'è? Il problema è che fra pochi giorni ci sarà l'accordo, sapremo dove arriverà. E Como, che si è giocata mille carte legate al suo territorio e che tutti i protagonisti, i campioni hanno detto che l'arrivo ideale, adesso deve buttare la palla dentro. Perciò noi, va bene l'alternanza con Bergamo, la capiamo, però noi la possibilità... Tu la capisci, io mica tanto, comunque... Ho la possibilità che invece l'arrivo sia Como, io la metto lì. Ok, e questa è una. Poi, due. Olimpiadi di Anna Cappellini, perché ne parliamo tanto ma forse non abbastanza, è una grande campionessa nata qui davanti al palazzetto del ghiaccio e fa le Olimpiadi, forse l'ultimo passo della carriera. Ci siamo, poche settimane. Ci siamo, e perciò la vediamo tutti assieme facendo il tifo. Tre. E tre, segnate di questo nome, Morgan Lesiardo. Scusa, ripeti. Morgan Lesiardo, 18 anni, farà il mondiale di motocross nella stessa squadra di Tony Cairoli, e se piacerà a Cairoli potrebbe diventare un grande nei prossimi anni. Segnatevi quello che hanno detto questi due signori, due grandissime penne del giornalismo sportivo, non Comasco ma di più, che ringrazio per essere intervenuti anche questa volta al Gran Gala del Calcio Comasco. E poi, siccome sono vecchio e ripeto sempre le stesse cose, come l'anno scorso, vi dico complimenti, perché avete creato, al di là della serata, io parlo del movimento, una realtà riconoscibile, bella, viva, frizzante. Grazie Nick, grazie Gugu. Io vi dico solo che abbiamo lavorato tutto il giorno insieme, a parte il cappello ha lavorato così, non è un travestimento. Ci saranno quanti gradi davanti al riflettore? 42. Grazie Gugu, grazie Nicola, ciao, alla prossima.